Tutto ciò che è illuminato dal sole appartiene a lui, al principe Emmanuel Macron di Francia. Ciao ragazzi, oggi sono nel Principato d'Andorra, il piccolo stato sui Pirenei al confine tra Francia e Spagna. Sono andato in uno degli stati più piccoli al mondo ed oggi ti faccio vedere come ci sono arrivato, quanto ho speso per visitarlo e perché qui ad Andorra Macron è considerato un principe. Ragazzi, non sono neanche le 6:30 di mattino e qui a Barcellona il sole è ben lontano dal sorgere e non ho mai visto le strade di Barceloneta così vuote. Sinceramente mi sto chiedendo chi me l'ha fatto fare di svegliarmi così presto, ma sto andando a prendere un pullman per andare ad Andorra. Pullman da Barcellona ad Andorra la Vella che ho pagato per andata e ritorno in totale 38,90 €. Ci ho messo circa 3 ore e mezza ad arrivare, ma purtroppo l'autobus è l'unico mezzo per arrivare in Andorra. La capitale di Andorra, La Vella, è una cittadina di poco più di 20.000 abitanti circondata dai Pirenei ed è la capitale più alta d'Europa dal momento che si trova a più di 1.000 metri d'altitudine. Tra l'altro mi sono reso conto solo adesso che la prima volta in assoluto che ho visto i Pirenei è stata esattamente un anno fa, quando mi trovavo a Lourdes pronto per cominciare il Cammino di Santiago. Andorra è principalmente una meta sciistica e termale e anche se non ha grandi attrattive per i turisti, se non la famosa opera dell'artista catalano Salvador Dalí, La nobiltà del tempo, installata nella piazza centrale, ha una sorta di fascino fuori dal tempo che la rende una cittadina davvero caratteristica. Come dicevo in apertura, qui Macron è un principe. Perché per rimanere indipendente e non venire assorbito da Francia e Spagna, il piccolo stato di Andorra si è trasformato negli anni in un coprincipato, dove uno dei due principi è per diritto ecclesiastico il vescovo della diocesi di Urgel, una piccola comarca spagnola di appena 34.000 abitanti, e l'altro è per diritto elettivo il presidente della Francia, che oggi è appunto Emmanuel Macron. Andorra è l'unico stato al mondo in cui il catalano è lingua ufficiale. È uno dei 4 stati europei che può utilizzare e coniare euro pur non appartenendo all'Unione Europea ed è uno dei pochi stati al mondo che non ha un proprio esercito. Inoltre ha uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, degli standard educativi altissimi ed è all'avanguardia per quanto riguarda tecnologia e telecomunicazioni. Infine, ad Andorra le tasse sono molto basse e in giro per la città non è raro trovarsi di fronte a negozi che vendono armi o brand di lusso a prezzi relativamente bassi. Io però non ho comprato nulla, ma mi sono limitato a spendere 13,60 € per colazione e pranzo e poi ho deciso di allontanarmi un po' dal centro cittadino. Beh ragazzi, la capitale Andorra La Vella è molto piccola e dovrei averla girata tutta, quindi adesso, dato che ho ancora alcune ore, provo a fare un piccolo trekking e vediamo se riesco a trovare un bel punto panoramico dal quale vedere tutta la valle. Ragazzi, non sono assolutamente sicuro di dove sto andando, è comunque un sentiero segnalato, quindi vediamo dove ci porta. Il 90% del territorio di Andorra è immerso nel verde delle sue montagne e non a caso molte persone vengono qui da Francia e Spagna proprio per camminare lungo i tantissimi sentieri che attraversano il Principato. In realtà il sentiero continua e porta ad altri punti panoramici, ma io non ho il tempo di seguirlo perché ho il pullman tra meno di 2 ore.
A quel punto sono tornato in città per aspettare l'autobus che mi ha riportato poi a Barcellona. Io spero che questo breve video sulla mia avventura di un giorno ad Andorra vi sia piaciuto. Lasciate un like per darmi una mano con l'algoritmo di YouTube e se ancora non siete iscritti al canale, date un'occhiata agli altri contenuti che pubblico e continuate a seguirmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video!